un fiume di schiuma bianca, questo è diventato oggi il Cosia. Il corso d'acqua che sfocia poi nel lago di Como ha fatto preoccupare, e non poco, i residenti e chi si è trovato a costeggiarlo. La coltre bianca era evidente fino al ponte di San Martino, ma salendo era ben visibile già l'ipomo. Immediatamente sono stati contattati i tecnici dell'ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, che hanno prelevato dei campioni per poter svolgere le analisi. In attesa dei risultati, una prima rassicurazione arriva dalla Polizia Provinciale. Apparentemente si tratta di un inquinamento non impattante sulla fauna ittica presente nel torrente, infatti non si notano, diciamo così, morie di pesci. Tendiamo ad escludere che si tratti di uno sversamento di origine industriale, proprio per la natura delle sostanze inquinanti che sono in superficie. Probabilmente si tratta di un deposito di un quantitativo comunque abbastanza importante di detersivi che è avvenuto a monte rispetto al ponte di San Martino. Il versamento è avvenuto a monte, forse arriva dall'ipomo o addirittura ancora oltre, spiega Pietro Gilardoni, direttore del settore strade e acque del comune di Como. Dopo aver attraversato una roggia a cielo aperto, si è incanalato attraverso un tubo che sfocia nel Cosia. Anche ai nostri tecnici, vista la consistenza e l'odore, sembra schiuma di sapone. Aspettiamo comunque gli esiti degli esami. Al momento non sappiamo prevedere, conclude, quanto tempo ci vorrà per essere smaltita, ma nel corso della giornata la massa si è già ridotta. Nelle prossime ore proseguiranno gli accertamenti per capire la natura dei prodotti finiti nel fiume, inoltre si cercherà di risalire con esattezza la provenienza.